Benvenuti telespettatori, Pachi Arcella e Anna Di Maria vi danno il benvenuto ad una nuova puntata di Voucher e il turismo in onda. Puntata interessantissima, vi daremo delle anticipazioni. Chi abbiamo come ospiti? Dall'area manager di MSC Crociere avremo con noi Gianni Pilato. E poi subito dopo parleremo di questo evento che stiamo organizzando a Soverato, ovvero Ti stupisco, il turista protagonista, e a seguire invece, come ciliegina sulla torta, un tenore che veramente ha scritto delle opere eccezionali, tra le quali Italia patria mia, l'inno a tutti gli italiani nel mondo. Vogliamo ricordare anche come fare a seguirci, come sempre, cara Anna? Attraverso i nostri social, la pagina Facebook Voucher, il nostro canale YouTube Voucher Turismo in Onda, il nostro sito www.27viaggi.it. E non dimenticate che tutte le domeniche alle ore 21:30 ci sarà una puntata differente del nostro programma. Quindi vi invitiamo a seguire la Grande Italia, canale 254. E prima di iniziare con la puntata volevamo introdurvi in questa eccezionale realtà MSC. Benvenuto con noi Gianni Pilato dell'area manager MSC Crociere. Ciao. Come Anna. Siamo collegati, sappiamo che siamo collegati, sei in nave, giusto? Bravissima Anna, vi sto chiamando dalla mia cabina su MSC Seaside perché oggi sbarco da un evento durato una settimana, quindi bellissimo itinerario che ci ha portato in giro per l'Italia e la scoperta di Siracusa, di Taranto, insomma delle bellezze del paese, del nostro paese. Oggi siamo sbarcati a Genova, sono sul balcone della mia cabina, di fronte a noi c'è MSC Magnifica, una nave che presto partirà, ripartirà anche lei, e quindi insomma tante belle novità. Bene, sappiamo che appunto non vi siete mai fermati con la Grandiosa e appunto siete partiti anche con Seaside, con questi due nuovi porti che a quanto pare insomma sono di molto interessanti. Assolutamente. Ecco. Sì. Ma avete in previsione anche qualche itinerario Nord Europa? Guarda Anna, allora noi faccio un passo indietro su quello che hai detto. Grandiosa è la nave che ci ha tenuto compagnia dall'agosto del 2020, è stata la nave della ripartenza, la prima nave al mondo di compagnie croceristiche globali a iniziare di nuovo a fare attività croceristica in maniera continuativa. Ricordiamoci che Grandiosa naviga da 9 mesi ormai, continuativamente tutte le domeniche dal porto di Genova, e abbiamo avuto solo un breve stop durante le feste natalizie che ci è stato imposto. Grandiosa ha trasportato oltre 60.000 ospiti da agosto dell'anno scorso e continua a fare le sue crociere regolarmente, continuerà fino a fine estate sul Mediterraneo. Dal 1° di maggio si è aggiunta questa nave su cui sono oggi, che è MSC Seaside, la prima nave costruita dai cantieri di Fincantieri di Monfalcone, quindi la prima nave costruita in Italia per la nostra compagnia, una nave molto importante perché è sempre stata utilizzata dal mercato statunitense a Miami. È tornata sul Mediterraneo dal 1° maggio, fa crociere settimanali con un itinerario molto molto accattivante con Malta e Siracusa e Taranto, che per noi sono due porti
novità e che ci danno la possibilità che ho avuto io stesso di apprezzare bellezze naturali che sappiamo esserci in Puglia con Albero Bello, i Trulli, piuttosto che Matera, piuttosto che insomma tante altre località, Taranto Vecchia, eccetera, eccetera, e Siracusa, la nave attracca in una posizione fantastica di fronte all'isola di Ortigia, quindi veramente bellezze mozzafiato. A queste navi si aggiungerà Genova MSC Seashore, che sarà la terza nave, dal 1 agosto partirà sul Mediterraneo occidentale, quindi sarà la terza nave che affiancherà Grandiosa e Seaside. Sul Mediterraneo orientale da giugno inseriremo 3 navi in programmazione, 2 da Venezia e l'itinerario novità, l'itinerario sicuramente più, come posso dire, l'itinerario bomba dell'estate sul Mediterraneo orientale sarà MSC Splendida, che partirà da Trieste con imbarchi a Trieste, Ancona e Bari, e sarà l'unico itinerario della programmazione estiva a fare 6 porti in 7 giorni, quindi farà un solo giorno di navigazione, toccherà ben 4 paesi, Grecia, Italia, Croazia e Montenegro, e insomma sarà la vera grande novità dell'estate 2021. Dimmi diciamo, Paolo. Diciamo che ce ne sono tante di novità, sì. E questo, però ce n'è anche una in particolar modo che dall'inverno vi vedrà protagonisti, oltre a questa splendida stagione che ci si preannuncia in Italia col Mare Italia, però c'è una grande novità, una novità particolare perché toccherà un altro itinerario, quale? Sei ben preparato. Oltre alle destinazioni classiche, no, che ormai tutti gli inverni proponiamo ai nostri clienti, è stato siglato un accordo, devo dire, pionieristico, no, molto importante con il primo operatore croceristico saudita dell'Arabia, che si chiama Cruise Saudi. È stato firmato il 21 aprile a Riyadh, la capitale dell'Arabia, tra il nostro executive chairman Pier Francesco Vago e il managing director di questo operatore. Questo accordo si pone l'obiettivo di trasportare 170.000 passeggeri nella penisola arabica. E noi avremo una nave che avrà come home port Jeddah, una città molto importante dell'Arabia Saudita, centro commerciale nevralgico con un centro storico patrimonio dell'UNESCO. MSC Magnifica avrà come base proprio Jeddah, avremo dei voli dall'Italia, e effettuerà crociere settimanali con 3 scali in Arabia di tipo marino balneare, dove in uno dei quali avremo addirittura una spiaggia privata riservata ai nostri ospiti, e poi darà la possibilità di visitare Luxor, quindi l'Egitto, e Aqaba, quindi le rovine di Petra in Giordania. Quindi un itinerario che mixa in modo fantastico bellezze storiche, archeologiche con il mare, quindi una ottima novità. Prima di passare alla prossima domanda, io farei vedere anche un altro filmato che ci porta nella realtà MSC e poi ci ritroveremo perché siamo curiosi di sapere da quante navi è composta la flotta di MSC, subito dopo questo filmato. Thank you.
Gianni Pilato, veramente una realtà meravigliosa MSC, ma con la ripartenza di MSC siamo tutti più felici perché vediamo anche un po' di luce in fondo al tunnel. Ma da quante navi è composta la vostra flotta? Perché è immensa se consideriamo tutte le navi nel mondo. Allora, Pachi, la nostra flotta attualmente è composta di 18 unità, 18 navi, l'ultima delle quali, MSC Virtuosa, è stata consegnata da pochissimo alla compagnia e dal 20 di maggio, quindi da un paio di giorni fa, sta effettuando la sua prima stagione crocieristica nel Regno Unito, quindi avrà come porto principale, come un porto, Southampton e farà crociere per il mercato inglese. Quindi 18 navi, un numero che è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni, poiché masticate turismo e masticate crociere lo sapete, ma che è destinato a crescere in modo altrettanto esponenziale nei prossimi anni. Pensa che entro il 2027, quindi nei prossimi 6 anni, la compagnia varerà ulteriori 11 navi da crociera, quindi quasi una media di 2 all'anno. Saranno delle sorelle, diciamo, di Virtuosa, la nave che è appena uscita, e delle sorelle un po' più grandi, un po' più evolute di questa Seaside dove sono oggi, oltre a 4 navi, le prime navi alimentate a gas liquefatto, quindi il combustibile più ecologico al mondo. Sarà una classe nuova da 200.000 tonnellate, quasi 7.000 passeggeri, che si chiamerà MSC World Class, ok? Oltre a queste 4 navi, come se non bastasse, di queste 11, le ultime 4 saranno invece navi molto piccole, un brand nuovo, un brand che posizionerà MSC Crociere nel segmento del super lusso, quindi saranno navi molto piccole con un servizio completamente diverso sull'onda del nostro Yacht Club. E noi saremo sempre pronti ad apprezzarle, ad ammirarle come tutti coloro i quali hanno questa esperienza. Quindi da parte mia sono molto contento perché ci hai illustrato anche quello che succederà. MSC ha sempre permesso di viaggiare in massima sicurezza proprio attraverso un protocollo ben preciso che garantisce una serenità assoluta e senza snaturare quello che è il senso proprio della vacanza crocieristica. Ecco, ci vuoi spiegare? Abbiamo anche più volte intervistato Leonardo Massa, abbiamo divulgato anche i vostri video, ma insomma è all'ordine, è sotto la vista del mondo intero, perché siete veramente, insomma, è molto importante. Ci spieghi un attimino? Ci riassumi? Sì. Guarda, cerco di sintetizzare quelle che sono le 190 pagine di un protocollo di sicurezza che ha permesso alla nostra compagnia da agosto dell'anno scorso di ritornare a navigare. Leonardo ne parla da maggio del 2020, da quando abbiamo iniziato a mettere a punto questo protocollo in collaborazione con immunologi e virologi di fama mondiale, chiaramente esterni all'azienda, principalmente università americane e greche. E questo protocollo consiste in tutta una serie di come posso dire, di precauzione per il cliente, che volte all'abbattimento del rischio, diciamo, del contagio, no? Quindi si parte dal tampone per tutti i passeggeri all'imbarco, cosa di cui noi parlavamo già molto prima della nostra ripartenza. Adesso abbiamo inserito addirittura un tampone da fare precedentemente, e poi i passeggeri vengono monitorati day by day, tutti i giorni, a bordo della nave, con la misurazione della temperatura e con un ulteriore tampone al quinto giorno di crociera. Quindi c'è un controllo massimo, ma come dicevi giustissimamente tu, Anna, tutti questi controlli non hanno snaturato la vita della crociera, che è rimasta intatta, l'esperienza di crociera è rimasta come prima, forse, ahimè, anche un po' migliorata, dico ahimè, perché i riempimenti delle navi da protocollo sono stati ridotti al 70%, alcuni servizi sono stati modificati, come il buffet servito dal nostro personale anziché ad uso, diciamo, dei clienti. Quindi c'è sempre il buffet, il self-service, ma viene servito dal personale. C'è un distanziamento a bordo notevole, l'uso di mascherine chiaramente, quindi tutta una serie di attenzioni e di regolamenti che ci hanno consentito da 9 mesi di tornare a navigare senza snaturare l'esperienza. Noi di Voucher abbiamo avuto modo di constatare, quando siamo partiti subito dopo l'estate scorsa, quindi abbiamo veramente apprezzato come si può star bene anche sulla nave, vivere gli stessi servizi con un po' di attenzione, soprattutto con il vostro protocollo. E allora a questo punto ci auguriamo di ritrovarci presto sulle navi di nuovo anche noi.
per grazie. Vivere sensazionali momenti. Grazie Pacchi, Anna vi lascio sì. solo una novità che è veramente di poche ore fa, quindi mi permetto di darvela quasi in anteprima, perché è una piacevolissima novità sul Nord Europa. Abbiamo ufficializzato, è vero, da un poco tempo la nostra programmazione si va sul Mar Mediterraneo, ma è fatto veramente recente che MSC Seaview sarà la nave che da inizio luglio a settembre farà crociere settimanali su Nord Europa con partenza da Kiel, dove avremo probabilmente un volo charter per il mercato Italia, quindi sarà un'ulteriore possibilità di vacanza. Oltre alle 6 navi sul Mediterraneo avremo anche questo particolare itinerario sul Nord Europa che partirà da Kiel, toccherà Visby, che è la città più importante dell'isola di Gotland, che è l'isoletta di fronte alla Svezia, molto molto bella, patrimonio dell'UNESCO, toccherà Stoccolma e toccherà Tallinn, quindi 3 località veramente fantastiche. Siamo ancora più contenti, no? Come diceva Pacchi, di prima, di tutte le novità che abbiamo, che si rincorrono e giorno dopo giorno sono sempre maggiori, quindi una bella novità per l'estate. Complimenti come sempre, e invitiamo tutti quindi a partire quest'anno, quindi oltre l'Italia, con questi bellissimi e nuovi itinerari. Poi vabbè, il Nord Europa è sempre stato gettonato, quindi molto molto benissimo. Io direi di salutarci con buona navigazione a tutti e buona grazie. Estate 2020. Tu no. Grazie. Ciao, grazie. Vorrei sapere quanto prima, quando ci sarà la prossima Voucher Cruise. Va bene. Un saluto grande. Grazie mille per il tempo dedicato. Tutti. Grazie, ciao. Voucher, il turismo in onda, dalle informazioni interessantissime. Abbiamo anticipato già quello che succederà per quanto riguarda le navi MSC Crociere. Adesso informiamo cosa succederà per l'evento Ti Stupisco, il turista protagonista. Quest'anno riprenderemo con la Voucher Exhibition, quindi oltre a Cinecittà abbiamo introdotto anche questo evento Ti Stupisco in Calabria, a Soverato, al Park Hotel Mirabeau, dal 26 giugno al 3 di luglio. Vi attendiamo tutti per trascorrere una stupenda vacanza in un mare stupendo, meraviglioso, e durante la quale ci sarà la possibilità di esibirvi, quindi in varie il vostro talento, quindi sul canto, musica, ma soprattutto cinema, è vero Pacchi? Sarà l'occasione per avvicinarsi a questi tre mondi, al mondo del cinema, della musica e della TV, proprio attraverso noi, attraverso degli insegnanti, dei maestri. Ci sarà un maestro che terrà un corso sul cinema, e quindi durante la settimana si avvicineranno a questa realtà, ma li faremo diventare protagonisti, perché ogni sera organizzeremo delle cose che poi saranno riprese e mandate in TV. Ma adesso facciamo vedere la struttura subito e poi ne riparliamo. Park Hotel Mirabeau. Il posto dove tutto è nato. Crocevia di influenze tra Oriente e Occidente, che hanno dato vita ad un patrimonio artistico e culturale di grande fascino e ispirazione. Terra amata dal sole e abbracciata da due mari nel cuore del Mediterraneo, in un paesaggio meraviglioso e mitico, degno di essere vissuto e visitato. Benvenuti in Calabria, tutta da scoprire. Un patrimonio immenso di storia, cultura e natura che offre scenari mozzafiato con la sua varietà di composizione tra rocce e sabbia fine. Le tue vacanze da sogno in Calabria. Nel Golfo di Squillace sorge il Park Hotel Mirabeau. 4 stelle, 92 camere, personale attento e preparato, tutti i comfort possibili, piscina e lido privato, dove potrai godere di un mare limpidissimo e la nostra animazione con Baby Club pronta a coinvolgerti in giochi e attività sportive. Il luogo ideale per trascorrere rilassanti vacanze al mare in Calabria, anche per famiglie con bambini. La struttura è situata tra il capoluogo di regione, Catanzaro, e la città di Soverato, nota anche come la perla dello Ionio. Una delle mete turistiche più rinomate della Calabria, grazie alle sue spiagge bianche e al mare cristallino e profondo. Grazie alla presenza costante di vari esemplari di Hippocampus, specie ittica rarissima considerata come essenziale indicatore di qualità dell'ambiente, nelle vicinanze della struttura c'è un tratto di mare denominato Baia dell'Ippocampo.
Numerose sono anche le attrattive di interesse storico-artistico, soprattutto nella parte antica del borgo, che ospita, tra le altre cose, anche un sito archeologico venuto alla luce dalle rovine del terremoto del 1783. Il Parco Hotel Mirabeau ti aspetta in Calabria per trascorrere le tue vacanze da sogno, in una regione baciata dal sole, con aspre montagne, paesini antichi e una spettacolare costa con molte spiagge rinomate. Nel Golfo di Squillace, Parco Hotel Mirabeau. Per info e prenotazioni 0967 57 76 56 o visita il sito www.parcotelmirabeau.it. Alla Baia dell'Ippocampo, questa splendida struttura la vivremo insieme. Poi ci sarà questa spiaggia che è molto grande, cara Anna, che si raggiunge con questa navetta che ci porta su e giù per apprezzare questa località. E quindi dal Park Hotel alla spiaggia, 400 persone, si può fare veramente di tutto, e lì saranno protagonisti i nostri turisti. Che ne dici? Ma poi noi abbiamo sempre delle sorprese, quindi chissà che magari ci ne vedremo delle belle d'eccellenza che ci segue. A questo punto ricordiamo solo che dovete soltanto vi invitiamo a prenotare, perché giustamente dobbiamo sapere quanti saremo, quindi vi aspettiamo. Fatelo attraverso Anna. Entro il 31 di maggio, telefonando allo 0298 23 5440 o inviando una mail a info@27viaggi.it. Quindi questo è solo per subito avere i numeri, poi si potrà ancora prenotare fino anche più in là. Quindi non demordete e ci divertiremo un mondo. Adesso invece parliamo di arte, perché l'arte è sempre al centro dell'attenzione, e quindi introduciamo un grandissimo tenore. Anche lui ha scritto delle cose bellissime, adesso lo introduciamo così. Anna, hai visto chi abbiamo finalmente con noi? Giuseppe, il grande Giuseppe Gambi. Grazie, ma che bello vedervi. Buongiorno a tutti, viva la vita. Che bello, Anna, Pachi, che bello. Dove ti trovi? A Napoli? Napoli, at home, a casa. Bellissimo. Volevamo prima di iniziare... Prima di iniziare l'intervista ti volevamo anche ringraziare per questo omaggio floreale che credo hai dedicato a noi di Voucher, alle spalle. Esattamente sì, a voi, alla ripartenza, al verde della speranza, ci tenevo a fare questo omaggio, sì, assolutamente. Abbiamo visto queste cose. Abbiamo visto il filmato introduttivo che veramente ci rende orgogliosi anche a noi di avere un personaggio come te, che tu spazi da tutte le televisioni nazionali, dalla Rai, abbiamo avuto modo di vedere con dei grandi personaggi, però la tua passione ti ha permesso poi di diventare un grande professionista, un grande personaggio che è apprezzato in tutto il mondo. Allora, com'è nata tutta questa favola? Ah, caro Pachi, com'è nata? È un dono di Dio. Noi ringraziamo sempre a Dio per questo dono. La musica
È stata sin da piccolo per me oggetto di vita e di ripartenza, quindi sono partito con la musica e sto ancora qua, quindi meno male, quindi continuiamo a cantare. Tante esperienze, sai, 4 anni Zecchino d'Oro, poi a 11 anni ho iniziato a studiare i primi, come dire, i primi momenti del canto professionale con un coro, dove penso abbiamo girato già per mezza Europa, quindi dall'11 anni fino a 14 anni io non so come cantavo, infatti a 16 anni avevo finito la voce, a 16 anni non so più voce, ma dove sta la voce? Era finita. E così poi ho pensato che un modo per, come dire, per studiare il canto sarebbe stato appunto la lirica. Mi consigliarono la lirica perché dissero: tu hai una voce molto grossa che potrebbe diventare una voce da tenore. Bello, dissi, allora mettiamoci a studiare. E così a 16 anni iniziare le mie prime lezioni di canto, comincia con un maestro che è stato il maestro del Mario del Monaco, grande tenore. Poi, e come, scusa, come ti allenavi? Qualcosa, qualche, sai che... Diciamo che all'inizio non mi potevo allenare perché, come tutti noi, gli atleti sono dei musicisti cantanti, soprattutto i cantanti sono atleti, quindi non ti puoi allenare, puoi solo apprendere. Ascoltavo molta musica, ero molto sull'osservare, ascoltare. Ascoltavo i grandi tenori, poi Pavarotti è stato quello che mi ha avvicinato alla lirica, ricordo ancora la sua interpretazione magnifica della Tosca e Luceva alle stelle, che fu il mio pezzo preferito. E da lì iniziai a cantare alla mattinata di Leoncavallo, Caruso, tutti questi grandi personaggi che comunque mi hanno accompagnato nel tempo. E poi sono arrivate le grandi soddisfazioni, diciamo, televisive, perché ne hai viste... E prima delle soddisfazioni televisive sono arrivati i grandi dolori sui libri a studiare, perché c'è stato il periodo del conservatorio, che è stato un periodo sicuramente non facile, che io ero anche un po' contrario, non volevo studiare, ero uno scugnizzo napoletano, infatti adesso mi sento un po' scugnizzo e meno tenore, perché praticamente mi misi a studiare, poi penso andavo ad Avellino al conservatorio, insomma molto sacrificato. È stato un periodo della mia vita non facile, però ho tenuto duro, ho cercato comunque di essere sempre vicino alla musica e essere vicino ai sogni. E così poi che si avverarono quando io finì il conservatorio e dissi: mo basta, mo devo cantare, perché sui libri io non sono tagliato a stare, perché là dovevi studiare la storia della musica, la musica. Agit, ma io so cantare, a me mi dovete solo far cantare. E così è stato. Il bel canto. Ma tu pensi che io finì il conservatorio il 2008, il giorno dopo che io mi laureai immediatamente mi chiamarono sulle navi da crociera, e quindi viva il turismo! Oggi abbiamo come ospiti la MSC. È stato... Salutiamo tutti gli amici della MSC, il grande presidente Leonardo Massa, che spero di rivedere presto, persona a me molto cara, speriamo bene, dai, speriamo in bene, veramente. Bene, ascolta, però il messaggio che sta passando è molto bello, soprattutto a chi vuole iniziare a cantare, è quello di studiare. Quindi hai centrato, abbiamo aperto bene. Bene, questo scugnizzo napoletano, da questa voce strepitosa, la musica e questa voce dove ti hanno portato? Ah, che bella domanda, carissima Anna, ma poi detta da te che sei una donna super, tu sai quanto io ti stimi per la tua grandezza e per le cose belle che fai, veramente sono contento. Guarda, io ti dico che la musica ti porta dove va il cuore, e sicuramente il mio cuore è andato sempre in base a quelli che sono stati i personaggi che hanno accompagnato la mia vita musicale, ossia il grande Caruso, perché io a un certo punto della mia carriera ho detto: ma non posso fare qualcosa per un altro artista, perché cantare per te stesso è importante, però io ho capito che se tu canti per un mito, se tu accompagni la tua figura a questi grandi geni della musica, allora il pubblico ti apprezza anche di più. Infatti io ho sempre puntato la mia carriera sia da un punto di vista sociale, per essere a fianco dei più deboli, e poi per essere, diciamo, associato a chi comunque porta la musica dei grandi, e quindi omaggiare questi grandi. Intendo anche a livello internazionale, sei stato in località proprio
Assolutamente. Qual è uno dei, diciamo, dei concerti, dei teatri che più ricordi? Ma guarda, ti stavo dicendo, Caruso, grazie al fatto che ho cantato in omaggio a Caruso, sono stato chiamato in tantissimi teatri. Ho iniziato da Sorrento, nella località di Sorrento, con uno spettacolo scritto di mio pugno sulla vita di Caruso. E poi questa cosa è piaciuta tanto anche a molte produzioni teatrali, dove mi hanno chiamato. Sono stato in Polonia a cantare, poi sono stato in Russia, poi sono stato con l'orchestra di Praga, che è stata una delle mie emozioni più importanti della mia carriera. Ho cantato con un'orchestra di 100 elementi, sempre ricordando la musica napoletana, Caruso, e adesso ci ritornerò a breve. Insomma, quindi, come ti dicevo, le località non sono mancate. Ultimamente, prima della pandemia, sono stato anche in Croazia e poi l'America, New York, Monte Carlo, grande, Pizza, grande. Le ambasciate, insomma, tanti progetti. A proposito, hai aperto un altro argomento e noi subito ci infiliamo. È importantissimo. Questo, tu sei riconosciuto molto anche all'estero, perché hai creato, diciamo, qualcosa di meraviglioso. Hai dedicato agli italiani all'estero un brano, Italia patria mia, o sbaglio? Assolutamente. Io lo farei vedere, vorrei ecco, mostrare questo canzone, video e ascoltare. Molto bene. Allora, concentriamoci un attimo, lanciamo la canzone, così sentiamo la tua voce con delle immagini che ripercorrono la storia dell'Italia, quindi delle... È giusto, vai regia! Viva gli italiani all'estero! Ricordi sparsi e poi Italia patria mia, pensieri in fondo al cuor lasciati dietro noi, paese mio ritornerò. Nei miei occhi ancora c'è il tricolore, sì, con storia dentro sé, il suono della nave, il volto dei miei cari, in lontananza me ne andai. Siamo noi italiani del mondo, uniti da tre speranza, orgoglio in noi, sogni e libertà. Viva gli italiani del mondo, un canto in cor l'Italia se desta, conquista libertà. Sorgerà, il domani brillerà, un italiano canterà. Siamo noi italiani del mondo, uniti da tre parole, coraggio, speranza,
Siamo rientrati, bellissimo, ma questo omaggio io direi di farlo, cioè sai che so che in questo periodo tu sei molto ricercato anche perché ci avviciniamo al 2 giugno, no? E quindi questo potrebbe... Incrociamo le dita, il 2 giugno faremo qualcosa di importante, poi vi dirò, incrociamo le dita, dai. Allora, io penso che questa canzone è stata sicuramente il passepartout che mi ha permesso di poter iniziare a cantare all'estero per tutte le ambasciate, perché è un'idea bellissima che nacque con una giornalista, Tiziana Grassi, che saluto. Eravamo a Roma sotto il Pantheon e lei mi disse: ma come sarebbe bello creare un omaggio dedicato a tutti gli italiani, perché lei era fondatrice del dizionario dell'emigrazione nel mondo. Allora io dissi: per me sarebbe solo un grande onore poter scrivere una canzone. Tra l'altro io non scrivo molte canzoni, io scrivo poche canzoni, ma solo quando ne sento il bisogno e quando sono veramente coinvolto. E quindi devo dire che questa canzone è piaciuta subito. Con il mio amico Luigi Polge, musicista di Napoli, ci siamo messi sotto e in poco tempo abbiamo creato questa bella canzone e l'abbiamo presentata, pensa, proprio alla RAI, il 27 di maggio di qualche anno fa, 2015 precisamente. Io andai a cantare a 1 mattina e lì è stata veramente un'emozione indescrivibile, perché poi la notizia rimbalzò subito dall'altra parte del mondo, così che ebbi una bellissima lettera dall'ambasciata, pensa, del Buenos Aires in Argentina. E mi dissero: lei deve partire subito perché questa canzone è piaciuta in ambasciata, la festa degli italiani, vogliono... Che bello! Che spettacolo! E io non avevo mai preso un aereo per tutte queste ore. E andiamo! È stata un'esperienza indimenticabile, perché poi ho cantato nel Senato della Nazione, insomma non me ne facevano andare più. Ascolta, però visto che noi abbiamo la fortuna di averti e abbiamo sentito la tua voce attraverso i video, così, però un piccolo omaggino a noi di Voucher, che amiamo il bel canto, ecco, perché noi siamo molto attenti al tuo genere musicale, facci un omaggino così che potresti fare live. Io, caro Pachi e carissima Anna, vi aspetto, sai dove, con questa canzone? A Capri, bellissimo. Anima c'è così, anima e cuore, c'è la sabbia più bello, devo dire... Bravo, io poi ti seguo costantemente. Grazie. Ascolta. Sì, grazie. Anche eri, immagino, a Capri, sì. Sei entrato in un negozio di ceramiche meravigliose. No. Ho avuto il piacere di essere stato notato, perché io ho fatto il mio bellissimo concerto a Capri per festeggiare i miei 10 anni di carriera, che era proprio stato nel 2019, prima che veniva sta pandemia. E praticamente io feci prima il concerto a Piazza del Plebiscito e poi, per chiudere, nella Basilica di San Francesco. E per chiudere disse: dobbiamo scegliere una località super, e quella Capri non poteva che non essere. Ebbi la fortuna di avere questo grande privilegio e quindi sono stato fortunato a potermi esibire in quella magnifica piazza, dove veramente si è scatenato tutto e di più. E quindi questo piccolo artista napoletano ha lasciato una bella traccia. Allora anche i grandi della musica mi hanno fatto i complimenti e sono contento. Adesso amicizia con Capri. Adesso però Capri è il gioiello che tutto il mondo ama, però si sta facendo luce ed è stata nominata capitale della cultura anche Procida, quindi ci sarà da fare pure su Procida, per la par condicio. Io il mio spettacolo di Caruso l'ho già presentato, spero che mi venga accettato e sicuramente cercherò di debuttare anche in Procida 2022. E sicuramente Procida è al momento, diciamo, ecco, il fiore all'occhiello per noi napoletani. Però io sicuramente sono fan di Capri, io resto a Capri. Io quest'anno ho intenzione di stare molto a Capri, perché ho veramente tantissime persone che vogliono venire a sentirmi, allora io ho spostato tutto il mio pubblico su Capri. Ci sono diverse location dove stiamo organizzando diverse, diciamo, situazioni, ma anche benefiche, perché io sono anche il presidente di un'associazione, Angeli della Musica, un progetto che a me sta tanto a cuore e che devo dire mi sta dando grandi soddisfazioni anche in questo periodo della pandemia, perché io non ho perso tempo. Quando è successo quello che è successo, purtroppo, io sono uscito fuori dal balcone e ho detto: adesso dobbiamo riprenderci, ed era il 14 marzo, non posso mai dimenticarlo. E allora dissi a tutto il mondo e all'Alba Vince, e con questo mio grido
di Speranza, e devo dire che è arrivato in tutti gli stati. Un piccolo video amatoriale, pensate, che ha fatto il giro del web con più di 1 milione di visualizzazioni. Per me è oggetto sicuramente di grande orgoglio, ma non come artista assolutamente, ma come ambasciatore della musica nel mondo della pace. E quindi veramente a me questo è quello che interessa, è portare pace, e con la mia voce, perché no, se riesco a donare qualche sorriso a persone che in questo momento sicuramente non stanno vivendo una situazione facile, perché abbiamo avuto tante perdite, quindi questo è un periodo difficilissimo della nostra vita. Anna ti voleva fare una domanda a proposito. Certo. Sì, infatti, come hai vissuto questo periodo di lockdown e cosa prevedi per il futuro, se hai dei progetti prossimi? Guarda, Anna carissima, io penso una cosa, la pandemia sicuramente ha fatto riscoprire noi delle cose che prima noi non conoscevamo, sia della nostra personalità che quella degli altri. Io ho imparato a condividere in questo periodo. Prima ero molto più, pensavo molto più alle mie cose. Invece mi sono reso conto che in questo periodo tanta gente veramente ha sofferto. Non mi sento un fortunato, perché sono uno di quelli che va a bussare alle porte e le cose se le suda non poco, ma tantissimo. Però in me è sempre stato il sentimento della generosità, da piccolo ho sempre aiutato il prossimo. E quindi io mi sento di condividere tutte le gioie, le cose belle che accadono con gli altri. E quindi ho fatto per questo tanti progetti, tante iniziative, ho fatto compagnia, ho creato delle dirette simpatiche con tante persone, ho conosciuto tanta bella gente, e adesso, ringraziando il buon Dio, tutte le mie, come dire, i miei piccoli semi che ho lanciato in questa pandemia stanno cominciando a dare i propri frutti, perché tanta germogliano, gente, sì, perché mi vogliono in tante parti del mondo, mi stanno arrivando molte belle richieste, siccome adesso, sai, siamo anche un po' cresciuti. Chi volesse seguire, ovviamente avrai una tua pagina, sarai sui social, avrai anche un sito, non so, ecco, dove è possibile sapere quali sono i tuoi prossimi appuntamenti. Allora, i prossimi appuntamenti è una parola grossa, perché purtroppo neanche i grandi possono dare al momento in cui sì. Però posso dirti che se mi seguono sul web mi fa molto piacere. Instagram sicuramente, ogni giorno io racconto la mia vita privata, Facebook racconto i miei appuntamenti, i miei ricordi, cerco di coinvolgere le persone. Quindi Instagram, Facebook, Giuseppe Gambi, devo dire, tanti fan, tanti amici che mi seguono, sono contento. Una sola parola, diciamo, Anna, Giuseppe Gambi, e poi lo vanno a cercare su Google, ci saranno migliaia di pagine. Vabbè, comunque, a parte questo, caro mio, molto che tu ami molto la tua terra, che merita tantissimo, c'è un piccolo omaggio che ti faccio io prima di salutarci. Guardati che poi hai realizzato tu, però è molto carino, proprio per dare per la ripartenza, sì, una cosa goliardica ma simpatica. Viva la ripartenza, dai, dai che ripartiamo. Regia, andiamo! Sulla Nablo San fa, viviamo nei etico alici. Ah, che bello caffè, c'è sto babà, c'è sta pizza, a Campania, e ha ragione più bella, e ci lo dice, e pure Chanel, venite qua, spannite, che in mare, ragione più bella, e peppe, peppe. È eccezionale anche questo, Anna, ci stupisce sempre, lui ci stupisce, ti stupisco, incredibile. Sì, infatti ti aspettiamo, noi di Voucher, con il nostro evento Voucher Exhibition Ti Stupisco, in Calabria, a Soverato, al Parco Hotel Mirabeau, dal 23 giugno al 3 luglio. Ci farebbe veramente molto onore averti con noi, perché ci sarà la possibilità di, il turista diventa protagonista in presenza di grandi come lo sei tu, quindi sul canto potresti, ecco,
Quindi c'è questo progetto che speriamo di portare dove ti abbiamo già invitato, adesso elaboriamo, se partiamo facciamo un'esperienza unica tutti insieme. Piacere, se posto volentieri, per me sarà un piacere anche perché ho voglia di vedere calabresi, io sono un grande amico di tutta la Calabria, ho scritto la canzone insieme al mio amico Giorgio Selvaggi che saluto, dedicata a San Francesco di Paola, Caritas. In questo momento anche è importante, faccio un appello proprio a tutte le persone anche della Calabria, ma del mondo, cioè di essere più buoni col prossimo. È un momento in cui dobbiamo restare uniti. Quindi con questa canzone io spero di poter esserci nella vostra bellissima kermesse, di poter cantare, di passare, non dico tutti quei giorni perché sarà un po' difficile, però un 2 o 3 giorni magari dai, li acchiappiamo e veniamo in Calabria anche per l'occasione a salutare tutti i miei amici e chissà, magari anche fare qualche altra serata, perché no? Vediamo, vediamo, dai. Ok, Ciao. allora Giuseppe, è stato veramente bello, abbiamo colto dei tratti importanti, però ricordo che tu sei grandi collaborazioni, televisioni nazionali, internazionali, comunque la tua voce è veramente tutto un programma. Giuseppe Cambi Grazie, e saprete tutto di più. Io ti saluto e ti ringrazio per la partecipazione, ma Voucher ti ringrazio il Turismo in Onda perché condivideremo sicuramente tanti grandi momenti insieme e questo ce lo auguriamo. grazie a te, carissimo Pachi, a te, carissima Anna, è sempre un grande piacere e speriamo di abbracciarci presto. Questo è il... presto allora. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ci vediamo in Ciao, ciao, ciao. TV. Vita, ciao. Ma che puntata! Abbiamo iniziato alla grande con MSC Crociere. Adesso abbiamo ascoltato il maestro tenore Giuseppe Gambi. Un fantastico artista che rappresenta in modo eccellente questa terra meravigliosa che è la Campania in tutto il mondo. E visto che parliamo di mondo e Voucher si è occupato da quando è iniziato il programma di tutte le realtà, noi vogliamo lanciare una notizia importantissima. Stiamo preparando la prima edizione del premio Voucher, dove coinvolgeremo tutte le realtà del mondo del turismo ed il suo indotto, offrendo giustamente un premio a chi creerà qualcosa di innovativo oppure di particolare. E noi ne abbiamo tanti perché lanciamo sempre delle novità e innovazione, quindi è importante appunto dare risalto e riconoscere attraverso questo premio chi appunto si è distinto. Perfetto, e quindi non ci resta altro che intanto ricordare dove seguirci. Anna, dove ci possono seguire? Attraverso i nostri social, la nostra pagina Facebook Voucher, il nostro canale YouTube Voucher Turismo in Onda e attraverso il nostro sito www.27viaggi.it dove trovate tutti i nostri contatti. Perfetto, allora non ci resta altro che ricordare sempre che Voucher va anche in TV e quindi ci potete seguire sul canale 254 La Grande Italia alle ore 21:30 tutte le domeniche. E prima di salutarci e ringraziarvi come sempre della vostra attenzione, ricordate che Voucher è il turismo in onda.